Valentina, benvenuti in questo nuovo video. Eccoci qua oggi per un altro Focus On. Ultimamente ve ne sto facendo davvero molti, però è anche vero che nell'ultimo periodo sto testando un po' di serie che stanno iniziando ad uscire, novità o non solo, quindi ci tengo in qualche modo a darvi un mio parere a proposito. Nel video di oggi in particolare vi andrò a presentare un'opera che è da pochissimo uscita in fumetteria, perché la potrete trovare sugli scaffali dal 28 di febbraio, quindi comunque dalla scorsa settimana, e anche in questo caso, come avvenne con l'Isola dei Bambini Dimenticati che vi lascio a fianco ma nelle schede, è una collaborazione con la casa editrice Star Comics. Il titolo che questa volta vi andrò a presentare, come avrete ovviamente già letto dal titolo qua sotto, è My Love Story, più comunemente conosciuto come Ore Monogatari, con la storia di Kazure Kawahara e i disegni di Haruko, che esce fumetteria, Amazon e librerie online o fisiche al prezzo di 4,50€ per l'edizione standard, come sempre solito della Star Comics, che non presentano nessuna pagina a colori, però comunque sono davvero ben fatte a mio avviso. E cos'è Ore Monogatari? È un'opera innanzitutto che è completa in 13 volumi, è uscita in Giappone fra il 2011 e il 2016 per conto di Shueisha, e appunto in Italia sta uscendo a carattere bimestrale, perché il prossimo volume lo vedremo a maggio per Star Comics. È uno shoujo, un tipico shoujo a carattere scolastico, commedia, un po' ecco quegli shoujo scolastici che in un modo o nell'altro ci piacciono, almeno a me piacciono molto, ma a differenza di tanti altri presenta un piccolo dettaglio che lo va un po' a rendere diverso per molti aspetti. Sicuramente ai più di voi quest'opera, con il suo titolo originale Ore Monogatari, risulterà conosciuto per la sua versione animata, che io non ho mai visto, quindi per me risulta essere una storia completamente nuova, anche se comunque il filone principale lo sapevo e ho letto la trama, che era uscito nel 2015 su Crunchyroll, mi pare di ricordare, per un totale di 24 episodi più o meno, e poi ne venne fatto anche un live action, sempre nell'autunno del 2015, e sono molto curiosa di vedere anche quello magari più avanti, quando avrò finito di leggere il manga. Allora, Ore Monogatari, come lo conosciamo qua in Italia, My Love Story, è, come ho detto, uno shoujo che però presenta un carattere in più. È proprio questo suo piccolo dettaglio che poi vi andrò a presentare all'interno della trama, lo portò a vincere il 37esimo premio Kodansha come miglior manga shoujo. Ha avuto particolare successo per molto tempo, comunque i suoi volumi sono rimasti nelle classifiche più alte dei manga più venduti, e ora vi andrò anche a spiegare di che cos'è che parla questo shoujo così innovativo per molti aspetti. Il protagonista della nostra storia è Takeo Goda, il ragazzo che vediamo in copertina, ma non questo, precisamente questo qua, questo energumero di 2 metri, grosso e non proprio brutto ma bello forzuto, che è amico di quest'altro ragazzo, sono migliori amici sin dalla loro infanzia. Caso vuole che però avviene un po' così, no, con tutti, pensiamo un attimo alla nostra realtà, questa cosa è proprio palese, cioè è realissima. Tutti noi abbiamo avuto nell'arco della nostra vita degli amici davvero bellissimi, per cui chiunque piacesse a te, quella persona che ti piaceva si innamorava di lui o di lei, quindi del tuo migliore amico, e tu come un allocco o un'allocca rimanevi lì a soffrire in silenzio per non portare comunque anche dispiacere al tuo amico. Quante volte è successo nella realtà? Ed è quello che purtroppo accade anche al nostro protagonista. Tutte le ragazze di cui lui si innamora scopre ogni anno che passa innamorarsi sempre del suo migliore amico, fino al giorno in cui finalmente ha la sua rivincita e il suo momento di gloria. Infatti, in una giornata come tante, mentre stanno tornando a casa da scuola, faranno il loro incontro sul treno con Rinko Yamato, la ragazza che vediamo in copertina e che entrerà all'interno delle simpatie del nostro protagonista dopo che lui l'ha salvata da un atto poco simpatico di un molestatore proprio sul treno. E da qua la storia prende il via, quanto vedremo davvero da questo momento in poi quella che verrà definita la sua prima e vera storia d'amore. Rendo conto che detta così non vi potrebbe dire granché, o potreste portarvi a dire oh mamma mia, l'ennesimo shoujo come tanti. No, perché devo ammettere che questo primo volume mi ha davvero davvero stupefatta sotto ogni punto di vista. Ne avevo sempre sentito parlare benissimo come qualcosa di davvero molto diverso per quanto riguardasse, nonostante il fattore shoujo, quindi piuttosto prevedibile per molti aspetti, ma è proprio questa sua prevedibilità e questo suo essere in questo modo anche tipico come shoujo a renderlo, secondo a mio avviso, davvero molto particolare, proprio perché è il fattore del finalmente anche qualcuno che non è il tipico personaggio bello, il tipico biscione o la tipica ragazza bellissima ad averla sempre vinta, perché in questo caso vediamo il tutto dal punto di vista del migliore amico
amico per niente affascinante, che praticamente per tutto l'arco della sua vita non ha mai avuto una gioia a carattere amoroso fino a che non si è arrivati a questo punto. Ed è proprio bello e interessante dal punto di vista vedere da qua come si svilupperà la storia e come anche lui entrerà in contatto con questa realtà che non l'ha mai caratterizzato fino a questo momento, perché è davvero, cioè fa davvero stranissimo anche lui entrare a vivere all'interno di questo mondo emotivo che lui non aveva mai provato fino ad adesso, anzi l'aveva provato ma solo vedendo in qualche modo il tutto in maniera esterna. A mio avviso questo è davvero un punto assolutamente a suo favore. Un'altra cosa che mi è piaciuta, ovviamente, oltre a come è partito l'incipit della storia, io vi consiglio calorosamente di dargli una possibilità, perché a mio avviso verrà fuori davvero Ora della fine un bello shoujo e molto particolare e diverso dagli altri, secondo me, ma anche da quanto ne ho sentito parlare bene. Anche i disegni mi piacciono molto, perché sono sì tipici disegni da shoujo, ma allo stesso tempo sono, non lo so, hanno quella loro particolarità, quel loro essere che si distanzia un po' anche dai tipici shoujo letti fino adesso. Le caratteristiche ci sono tutte, soprattutto quando incontriamo la ragazza, quindi gli occhioni grandi, sbirluccicosi, tutti quei fondali in realtà anche poco presenti all'interno di questo manga, però che risaltano e ricalcano un po' quelle che sono le emozioni che il protagonista o la ragazza stanno provando in quel momento, quindi secondo me è azzeccatissimo anche per quello che si va a leggere. E mi piace, lo continuerò sicuramente perché mi sta piacendo davvero moltissimo. Io sapete che normalmente non mi esalto così tanto per un primo volume, o comunque non mi capitava davvero da tanto tempo di esaltarmi per un manga da un solo primo volume. Quindi io mi sento assolutamente di consigliarlo, e se anche voi lo avete letto o magari avete visto l'anime, fatemi sapere come l'avete trovato, nel caso conosciate i fatti futuri, senza farmi spoiler, grazie, perché vorrei in questo modo, senza sapere nulla, scoprirla pian piano volume dopo volume. Ragazzi, il video è terminato, come ho detto fatemi sapere qua sotto se già l'avete letto, se vi ho incuriosito, se avete visto l'anime, quindi parliamone assieme nei commenti. Io ringrazio ancora Star Comics per avermi dato nuovamente la possibilità di potervi parlare di una loro uscita, e sono davvero contenta di avervene potuto parlare, perché è stata davvero una bella lettura che non mi aspettavo potesse piacere così tanto. A fianco a me, come sempre, vi lascio gli ultimi video usciti e il bottoncino per iscrivervi nel caso non vogliate perdervi i prossimi video. Noi ci vediamo prossimamente qua sul canale con nuovi video e con tanti nuovi focus on, perché ho recuperato parecchi numeri primi all'inizio di questo mese, quindi preparatevi perché ci saranno tantissimi video di questo genere, e sono molto contenta perché so che a voi piacciono e a me piace farli, così per darvi un po' di pareri in giro. Ok, il video è finito, vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo alla prossima. Ciao!